Grazie per questa introduzione, grazie di avermi invitato. Condivido immediatamente la mia presentazione, che vado ora a mettere per bene. Eccomi qua. Togliamo questa cosa. Dunque, io sì, sono un geologo. E credo di essere stato l'unico geologo che ha avuto l'onore, il piacere e anche la responsabilità di dirigere in Regione Umbria per più di un anno il governo del territorio e di portare in giunta regionale il preliminare del piano paesaggistico della Regione Umbria. Siamo nel periodo in cui la Regione Umbria riuscì a firmare l'accordo quadro non solo col Ministero dei Beni Culturali, all'epoca c'era il ministro Bondi, ma anche con il Ministero dell'Ambiente, c'era il ministro Prestigiacomo. E vi dico che fu una gran fatica riuscire a firmare quella convenzione. Però è stata un'esperienza per me bellissima perché ovviamente occuparsi di paesaggio insieme con personaggi che erano i nostri consulenti come il professor Gianluigi Nigro dell'Università di Roma o il professor Crescenti è stata un'esperienza per me veramente molto molto bella. E non è di questo che vi voglio parlare, ma ho preparato una presentazione nella quale, diciamo, faccio una prima introduzione su cosa sono i contratti di fiume, ma non, probabilmente lo sanno tutti, quindi mi ripeterò, mi perdonino coloro che lo sanno, ma se in questa comunità che sta ascoltando ci sono, qua, mi pare, più di 200 persone, ce ne sono 10 che non lo sanno, io ho fatto un servizio a favore di quei 10, quindi gli altri rimangano sereni e tranquilli. Cosa dico? Parto in questo momento sono nelle Marche, anche se ho lavorato in Umbria, mi piace citare Leopardi. A proposito dei fiumi, il quale a un certo punto dice che a volte mi è toccato fuggire in tutta lena dai fiumi che mi inseguivano come fossi colpevole verso loro di qualche ingiuria. Ebbene, in effetti, di ingiurie ai fiumi ne abbiamo fatte parecchie. Ho messo il mio breve curriculum. Questo è un po' un indice delle cose di cui vi parlo, generalità. Vi spiegherò come funziona e si organizza un contratto di fiume e in ultimo vi parlerò dei contratti di paesaggio nel contesto territoriale umbro. Mi sono messo un timer che mi sta segnando i secondi, quindi su alcune slide probabilmente andrò veloce, perdonatemi. Allora, si parte dal codice dell'ambiente, dall'articolo 68 bis, il quale definisce che cosa sono i contratti di fiume. Concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino, quali strumenti volontari, questo è l'elemento di grande novità, di programmazione strategica e negoziata, che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Io ricordo che quando ero in regione con gli architetti che curavano il paesaggio c'era sempre una grossa discussione su cos'è territorio e cos'è ambiente. Io stavo nella direzione ambiente, gli altri stavano nella direzione territorio, ma l'ambiente è il territorio è l'ambiente, non ci siamo mai trovati in sintonia. Il contratto di fiume potrebbe essere, anzi cerca di essere, lo strumento all'interno del quale risolvere molti conflitti di interesse,
attraverso un percorso partecipato e anche un'informazione. Si parte da un documento al pubblico, si parte da un documento di intenti, si individua quindi un'area, un confine, un perimetro, un territorio, un ambiente, un documento strategico, un programma d'azione. Per fare queste cose a livello di Ministero dell'Ambiente, con il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che nasce in Umbria nel 2008, un primo incontro in Umbria, Umbertide, eravamo 25 persone, quando abbiamo fatto a Milano Expo nel 2015, il decennale, eravamo circa 600 presenze, delegati da tutte le regioni italiane, quindi si è diffuso il contratto di fiume in forma abbastanza epidemica. C'è un contratto di foce delta sul delta del Po, la parte veneta, mi pare di ricordare, ma in Italia sono quasi 150 gli strumenti. I requisiti di base sono questi definiti, non stiamo a parlarne più di tanto. Siccome abbiamo portato il contratto di fiume anche in Moldavia con un progetto europeo, l'abbiamo pure tradotto in inglese e in francese. Vabbè, si lavora a scala locale, queste vi rimangano, non vi voglio annoiare, diciamo ci torno dopo sopra, ma il tema fondamentale è che nello sviluppo dei contratti di fiume si deve tener conto di tutte le direttive europee che in qualche modo hanno a che fare, a partire dalla 2060, la direttiva quadro sulle acque, fino ad arrivare alle direttive Habitat, eccetera. E documento di intenti, analisi conoscitiva, un documento strategico, un programma d'azione. Il contratto si firma sull'attuazione di un programma d'azione che sarà composto da N interventi azione, ma purtroppo, come avviene, se non si trovano le risorse per attuare gli interventi, che possono essere anche ben progettati o ben composti, non si può fare nulla, non si può firmare nessun contratto. Magari il contratto delle volontà lo firmiamo, ma poi non si attua niente. Allora, il contratto di fiume, ripeto, la direttiva quadro sulle acque al preambolo, all'articolo 14, dice: il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale della comunità e degli stati membri, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti. Gli utenti siamo noi, i cittadini, siamo utenti di un territorio, siamo utenti di un paesaggio, siamo utenti di un'acqua. Quindi il documento e il contratto di fiume è uno strumento volontario, è inclusivo, cioè tende a far partecipare stakeholder pubblici e privati, ma non impone, non obbliga, chiama. È collaborativo, perché la partecipazione tra stakeholder pubblici e privati avviene attraverso un dialogo sociale, ed è obbligazionale nel momento in cui il programma d'azione si trasforma in un contratto. Ho inserito qui due elementi: verso il Green Deal, la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, ma insomma il paesaggio è quello dove noi viviamo, il paesaggio è fisso, presente. Quando io mi affaccio la mattina alla finestra, io vedo il paesaggio dei tetti del centro storico, è un paesaggio anche quello, no? E sullo sfondo, giù lontano, vedo una montagna, paesaggio. Allora, cosa sostanzialmente tende il contratto di fiume? Tende ad arrivare ad una programmazione, ad un programma dove si devono cercare di trovare la possibilità di formare partenariati pubblico-privati, e questo ancora di più alla luce del fatto che spesso e volentieri molte strumenti rivenienti dalla programmazione europea, penso al piano di sviluppo rurale,
Il piano di sviluppo rurale spesso e volentieri lancia bandi a livello italiano, non solo in Umbria, non solo in Veneto, ma anche in Calabria o in Sicilia o dove vogliamo, le famose domande di aiuto. E nelle domande di aiuto impone spesso e volentieri che ci debbano essere anche dei privati, cioè vuole mettere sul territorio agricolo e non solo il pubblico come il privato. E quindi nella logica in cui stiamo ragionando, il contratto di fiume non è un piano calato dall'alto, ma è un accordo condiviso che tende a fare interventi attuativi attraverso momenti di condivisione, di partecipazione. Il documento manifesto di intenti cosa fa? A un certo punto individua un'area. Volete fare un contratto di paesaggio nel delta del Po di cui stavate accennando? Benissimo. Quali sono i temi di cui deve occuparsi questo contratto? Togliete la parola fiume e metteteci paesaggio. Quanto possono incidere le decisioni sulle questioni considerate? Quale dettaglio deve caratterizzare le decisioni prese da un contratto di fiume o di paesaggio o di lago o di falda o di foresta? Esista anche in Italia un tentativo di un contratto di foresta. L'adesione è obbligatoria o volontaria? No, è volontaria. E quali obbligazioni derivano dal momento in cui tu hai aderito? Il contesto geografico di riferimento, l'orizzonte temporale e il livello di partecipazione che viene attivato. Questo è un esempio di un manifesto. Siamo in un territorio ricco, un fiume dove ancora si fa balneabilità, un territorio dove c'è un ponte, questo è un ponte romano ancora intatto, il fiume qua non ci passa più. E il ponte è significativo. Il ponte è simbolico, il ponte si fa per congiungere una riva a un'altra. Serve un ponte per coniugare due pensieri che tra loro divergano, sono lontani. Bisogna attivarli, costruirli. Alla fine si firma con una bella cerimonia, anche con tutte le strisce tricolori. Fatto il manifesto, ci si deve organizzare. Come ci si organizza? Ci serve un capofila, una cabina di regia, un comitato tecnico, una segreteria, la lista dei soggetti da invitare, dei soggetti che hanno aderito e chi fa che cosa. Quindi si agisce subito con una analisi conoscitiva preliminare integrata, quindi non si è più settoriali, socio-economica, territoriale, paesaggistica, ambientale, l'ARPA, la qualità delle acque. Tutto quello che volete. Il problema decisionale mette insieme una comunità di saperi e di istanze, mette insieme le istituzioni che sono delle volontà anche politiche. Ecco, i territori, questo è un paesaggio, no? È un paesaggio fluviale, è un fiume, ma quanti sono gli interessi intorno a un fiume o intorno a un'area o dentro un'area, dentro un delta fluviale? E quanti i conflitti? Ci abbiamo di tutto, no? Dal turismo alla viabilità, c'è chi vuole utilizzare il fiume per derivare acque perché ha bisogno di vuole produrre energia, c'è chi invece nella diga che è stata realizzata ci vuole fare un buon punto di attrazione. Risolvere i conflitti. L'analisi conoscitiva deve portare al sistema i saperi locali, le identità. E anche i saperi esperti devono dialogare tra loro. Il fiume, come lo conosce il pescatore, l'ingegnere idraulico non lo conosce. E come funzionano le sponde di un fiume, manco il geologo geomorfologo lo sa. Pescatore può darsi che glielo dice, magari con parole non tecniche, non scientifiche. Quindi focalizzare le questioni chiave e privilegiare delle sintesi. Questo è un esempio di un quadro conoscitivo, anche troppo lungo, 100 e passa pagine, riguarda il cerchio,
dove ho partecipato, che è andata a finire nel rapporto mondiale dell'UNESCO nel 2015. Questo è un altro esempio, siamo nel MISA. Ecco, guardate qua, al contratto di fiume del MISA, 5 comuni, la regione, la provincia e 20 stakeholder privati, tra cui anche Confartigianato, anche Confindustria, Confapi, ma anche il sindacato. Tutti questi hanno costituito un'assemblea. È durato parecchio questo esercizio. Andavamo in onda ogni volta che ci ritrovavamo sulla web TV, tutto video registrato, incontri, discussioni, anche insomma robuste, diciamo così. Alcuni esempi di queste cose, mi piace ricordare ad esempio questa immagine in cui Federica Piotti dello UAV, membro della FIDAPA, ci ha fatto tutta una dissertazione sull'urbanizzazione dei comuni, sulla superficie agricola utilizzata, sull'uso del suolo. Quindi diciamo la collaborazione volontaria non solo del pescatore, tanto per ritornare all'esempio di prima, ma anche del ricercatore. L'altra cosa che si deve fare nell'analisi conoscitiva è la raccolta di tutti i piani e programmi che esistano, sino ai piani regolatori comunali, per mettere insieme questi dossier e arrivare ad una sintesi del territorio fruibile, è già valorizzato, siamo in un territorio pericoloso, è bello, è pulito, è trascurato, è inquinato. Andiamo al documento strategico, perché i minuti corrono e non sono ancora arrivato al centro, ma le strategie, gli obiettivi devono essere alti, sfidanti. Se vogliamo arrivare a atterrare a terra o a dei livelli un po' più sopra terra, bisogna partire, dal mio punto di vista, volando alti. E quindi si costruisce insieme una visione comune, non più separata. Il processo decisionale del documento strategico vedrà diverse posizioni, diversi interessi, ci metteremo in discussione, ma dobbiamo arrivare a tracciare degli obiettivi, superare i conflitti di interesse, trovare soluzioni per un guadagno reciproco, assumere decisioni, compiere delle scelte condivise. Quando si scelgono e si compiono delle scelte, diversi sono i ruoli, c'è chi promuove, chi fa regista, chi si oppone. Ecco, un collega sociologo, psicologo che ha partecipato a questi percorsi ha disegnato questa vignetta, ha detto: quando vi assistevo al vostro dialogo sociale mi sembrava di vedere questa vignetta di Asterix, nella quale diciamo le posizioni sono spesso e volentieri contrapposte, ma se non ci parliamo non si attenuano gli scontri, anche perché viene fuori il pescatore che ha un suo fiume come lo vorrebbe, quello che vuol produrre energia c'ha un altro tipo di fiume, ma se siamo in un bene comune dobbiamo trovare una sintesi, è obbligatorio. Allora, abbiamo a che fare ovviamente con tutti i vari temi: miglioramento stato economico, rischio idraulico, qualità della vita. È inutile che mi soffermo su questa cosa, però un minuto di attenzione su questa. Questa è un'immagine che viene dalla Francia ed è il modo in cui loro si approcciano alla manutenzione, cioè la manutenzione, la cura. Qui ogni volta che c'è un dramma, un disastro, viene il giornale o il soggetto di turno, anche il politico di turno, dice: ah, è mancata la cura, manca la cura, la manutenzione del territorio, manca la cura. I francesi traducano la manutenzione preventiva, prevenire vuol dire arrivare prima, fare qualcosa prima. Introducono la manutenzione correttiva, cioè si effettua dopo delle défaillance, no? Dopo il disastro, la chiamano ancora manutenzione. Quella sistematica, quello che sta da fare ogni 6 mesi, ogni anno, o quella condizionata da magari la struttura.
con cui abbiamo a che fare. Ecco, per esempio, uno degli obiettivi del contratto di fiume del MISA di cui vi ho parlato prima è stato proprio quello, attuare una manutenzione ordinaria costante, programmata, permanente, e anche lo smaltimento, i tombini che non ricevano acqua, tanto per parlare dei paesaggi allegati, e allora poi si parla della bomba d'acqua, in realtà è un tombino che non riceve. Un illustre professore di idraulica un giorno in un contesto disse: c'è un'unica soluzione, adottare un tombino. Ognuno adotti il tombino davanti a casa e lo mantenga pulito. E partecipare per integrare gli obiettivi, favorire la collaborazione, attuare, eccetera. Entriamo ora nel discorso finale. Il programma d'azione altro non è nel contratto di fiume che una serie di interventi, di schede che vengano, questo è l'esempio di una scheda per una misura strutturale, all'interno della quale si portano o progettazioni già esistenti o idee progetto di cui siamo anche a livello di analisi di fattibilità o di studi preliminari, e si mettano insieme tutte queste schede d'azione in un programma generale per poi arrivare a individuare anche delle priorità sulle quali magari avviare il primo contratto. Esistono esempi in Regione Lombardia in cui un programma d'azione è già stato attuato, siamo già al quarto contratto di fiume in attuazione del programma d'azione. Questi, ad esempio, mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione. Questo è più vicino al tema del paesaggio. Percorsi d'acqua, progetti di valorizzazione, percorsi in bicicletta, percorso salute, percorso ambientale, percorso artistico, famiglie, bambini, anziani. Beh, benissimo, questa scheda, questa cosa è stata proposta da un'associazione, non Legambiente, no WWF, no Italia Nostra, un'associazione locale che si chiama, lo vedete scritto qui, Associazione Confluenze. Hanno voluto proporre ed è diventata la scheda per valorizzare il percorso. Per fare queste schede però non si fa solo ragionamenti teorici, si fanno anche quelle che noi chiamiamo le passeggiate progettanti, cioè si va con un gruppo lungo il fiume, questi sono esempi umbri, e lì si discute sul problema se valorizzare una determinata area o se proteggerla piuttosto con interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto e non con il cemento armato. I contratti di fiume dal 2012 sono stati pubblicizzati con un premio nazionale. Ogni anno abbiamo dato delle cartografie. Mi piace ricordare l'onore di Anna Marzon, che questa qui è la cartografia che rappresenta l'Arno, che demmo a Firenze nel 2013. In occasione del tavolo, non mi ricordo che numero era. Veniamo in Umbria. Io ho ancora 6-7 minuti, mi pare, perché mi ero tarato su 25 minuti, sono partito un minuto di ritardo. Allora, la Regione Umbria nel 2016 presenta, o meglio, prima lo costruisce, l'Atlante degli obiettivi dei contratti di fiume, di lago e di paesaggio dell'Umbria. A questo link lo trovate e viene presentato il 30 di settembre del 2016. Sarebbe necessaria una mezz'ora per illustrare i contenuti di questo Atlante. Io prendo un esempio e mi rifaccio alla definizione di paesaggio della Convenzione Europea. Paesaggio, lo sappiamo, designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani o dalle loro interrelazioni. Mi pare, perché non seguo più direttamente la materia, ripeto, lasciai l'Umbria
col preliminare del piano paesaggistico, perché era finito il mio periodo di possibilità di stare come dipendente in una pubblica amministrazione, così come è percepita dalle popolazioni. Allora, qui sulla percezione, voi sapete bene che se ne può fare oggetto di un seminario lunghissimo, perché i sociologi, gli psicologi mi dicono che io la mattina quando mi sveglio posso avere della facciata che vedo dalla mia finestra una percezione che è diversa la sera o il pomeriggio. Eppure quei tetti sono sempre quelli. Da che dipende? Dal mutare del tempo o dal mutare del mio stato d'animo? Il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani e dalle loro interrelazioni. Vabbè, non dissertiamo su questo termine della percezione, però diciamo, come fondatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume, mi rimane, come dire, ancora un po' ostico definire il perimetro di un paesaggio, diciamo, no? E quindi su questa cosa sarebbe interessante, diciamo, nell'approfondimento dei concetti di contratto di paesaggio, nell'attuazione dei futuri contratti di paesaggio, aiutarci a entrarci dentro ancora di più e ancora meglio. Allora, il primo contratto di paesaggio attivato dalla Regione Umbria ha riguardato quest'area qua del territorio. Siamo nella montagna, vabbè, vi dico dei nomi che non hanno significativa, diciamo questa, beh, forse è meglio che vi dico che questo, ecco, qui mi mancano 5 minuti, spero che ce l'abbia questi 5 minuti, stessi. Oh, niente, non si vuole, ecco, si è azzittato. Siamo nella montagna dell'epicentro del terremoto di Umbria Marche del 1997. In realtà l'area dell'epicentro era qui, diciamo. E quindi sono queste montagne appenniniche con un paesaggio tipico, e in questi territori sono presenti moltissime comunanze agrarie. Le comunanze agrarie utilizzano boschi, no? Le università agrarie, i beni civici, gli usi civici, e sostanzialmente il contratto di paesaggio è stato un tentativo di mettere accanto, di mettere in discussione, non in discussione, cioè di far discutere tra loro anche i singoli abitanti, i rappresentanti, i soci delle comunanze agrarie, gli enti locali e il mondo delle associazioni, per arrivare a un prodotto che è spiegato in questa scheda, che è illeggibile ovviamente a video, ma che trova in alcune parole chiave, diciamo, le questioni. Intanto è stata costruita una mappa di comunità, di cui parlerà la collega subito dopo. Il quadro conoscitivo tende a enfatizzare i valori, se vogliamo, no? Paesaggistici. E qua, anche qui, su cosa è più valore di un altro si può tanto discutere, perché è evidente che per la comunanza agraria di Sellano ha valore il bosco che sta curando e non quello di quell'altro, diciamo. Per cui non è facile riuscire a coniugare le istanze dei soggetti. Lo scenario strategico si basa su tentativi di integrazione, di multifunzionalità e di valorizzazione delle risorse. Allora, io chiudo forse in anticipo, ma non so se mi sono divertito a dire tutto, forse qualcosa ancora potrei aggiungere. Però ripeto, anche questo documento lo trovate, e magari e niente, vi saluto con questa slide. Dunque, grazie. Il pensiero di Albert Einstein è chiaro: i contratti ci sono
e non si fermano, possano diventare dei contratti di paesaggio ben organizzati, meglio organizzati di queste esperienze che sono state fatte, con il quesito di dare un, come dire, di dargli un perimetro all'interno del quale il contratto si muove. E poi questa cosa che mi sono divertito a costruire, perché qui si parla di consumo di suolo, io dico contro il consumo di suolo, divieto di sosta, lasciate libero il paesaggio. Grazie.